Io mando. Allora, dicevo, mi piacerebbe farti un po' di Vai. domande su quello che hai combinato in generale nella tua vita, con i vari spunti che hai preso. Ho paura che sarà molto molto breve questa puntata, cioè, essendo un mister nessuno, non ho molto da raccontare. No, invece ci sono un sacco di belli spunti, quindi volevo sfruttarti appieno per prenderli un po' tutti quanti. Allora, Se innanzitutto. l'inclinazione, lo dico subito, se l'inclinazione della telecamera è una merda è perché sto caricando il cellulare. No, A posto, è andata perfetto, meglio. perfetto, ci sta. Ok. Allora, volevo partire col discorso che hai fatto il podcast con Dean, col dottor Dean. Quindi in Sì. realtà ti In conoscono già le persone, l'hai condotto te. qualche maniera, sì. Ci abbiamo anche quello di Scott da pubblicare, che hai fatto l'intervista con Scott Stevenson. Bisogna fare la traduzione per quello ancora. Sì. L'avevo Tutti cominciata e poi non è stata più finita la cosa. i sottotitoli finali. E quindi la cosa che ti volevo chiedere è innanzitutto la tua esperienza a livello di consulenza, perché allora faccio una piccola premessa per i ragazzi che non sanno il retroscena. Logicamente tu c'hai un sacco di materiale che sei andato a registrare con tantissime persone, perché hai iniziato a voler fare questa specie di documentario del bodybuilding. Quindi sei andato a intervistare Patrick Tour quando. Ma parliamo di quanti anni fa? Parliamo di almeno. Patrick Tour è già conosciuto, ma non era così sulla cresta dell'onda come adesso. Parliamo di almeno 6 o 7 anni fa, forse di più. Mia moglie ed io avevamo organizzato. Mia moglie sopporta le mie follie, insomma. Lei lavorava nel settore degli audiovisivi e di conseguenza mi aveva aiutato con la preparazione e tutto il resto. L'idea originaria era nata per essere un video, un documentario sul bodybuilding italiano, dalle origini ad adesso. E naturalmente tra gli adesso avevo pensato di intervistare Patrick Tour. Per quanto riguarda le origini, avevo cominciato delle interviste a Giovanni Cianti, con il quale per fortuna coltivo una profonda e duratura amicizia personale, quindi lui è stato letteralmente il primo che ho intervistato, che è nata nel. Non ricordo l'anno, ma ricordo la distanza, parliamo di circa 12 o 13 anni fa, forse di più, quando lui fece il suo primo seminario Jurassic Camp, me lo ricordo ancora adesso, a Baiano, dormii in macchina una notte per stare da lui, perché non potevo permettermi l'albergo. All'epoca stavo ancora in Italia. Perché sto nel Regno Unito anch'io, per chi non lo sapesse. E ogni tanto disturbo Ludovico. Con piacere. E poi dopo di lui ho organizzato delle interviste con per esempio Filippo Massaroni, quindi con Gloria ed io ci organizzavamo per prendere l'aereo, scendere, fare l'intervista e risalire, perché nel frattempo lavoravo al casinò, all'epoca avevo la mia carriera nel gioco d'azzardo, letteralmente. Poi stavo organizzando altre Aspetta un interviste, attimo, ne ho Andrea. fatta dimmi tutto. Specifica la carriera nel gioco d'azzardo. Ok, certo. Messa così sembra che ero un giocatore. No, ero partito come croupier, lavoravo come ispettore, come poker dealer, come ogni tanto facevo, non chi è nell'ambiente lo sa, ogni tanto stavo un po' in pit, ma niente di fondamentale, specialmente nella parte finale della carriera. E Ok. poi ho lavorato alla banca del casinò, insomma. Quindi sì, nel gioco d'azzardo, ma come non fruitore, ma come. Quello che porta la domanda, anzi, quello Ok, che porta l'offerta, insomma, non che fantastico. usufruisce della domanda. Cioè, ok, giusto. Dicevo, poi ho fatto delle altre interviste a Pietro Sassi, quindi sono sceso a Milano per organizzarle. Ero in contatto con Pier Venturato. Poi purtroppo non si è più potuta fare, ma non per colpa sua, ma perché ho avuto altri impegni e la cosa è morta lì. Comunque il progetto era sempre un progetto fatto nei tempi morti. La mia carriera da un'altra parte, quindi dovevo cercare di organizzarmi in quella maniera. Un'altra persona che volevo intervistare, e sono sicuro che tirerà fuori un po' di malumore la cosa, era Claudio Tozzi.
era un'altra persona che volevo intervistare, con cui ero rimasto lo stesso in contatto. Anche lui si era dimostrato molto disponibile, ma per lo stesso motivo, quando non ho potuto più intervistare Pier Venturato, nemmeno Claudio, la mia idea era quella di scendere a Roma, risalire e poi ripartire per la Scozia, ma la cosa è morta così. Poi a un certo punto ho pensato, dopo un'interruzione, di poter allargare il discorso e utilizzare la mia, letteralmente, la mia conoscenza dell'inglese per portare qualche personaggio che era famoso e apprezzato nel Regno Unito e non solo, anche in Italia. Gli italiani in generale non hanno un buon rapporto con la lingua inglese e questo semplicissimo fatto in realtà li allontana da personaggi fondamentali dell'ambiente. E da una quantità di informazioni che nell'ambiente girano. Informazioni che stanno solo lì, in attesa di essere raccolte ed eventualmente utilizzate. Ma il semplice fatto che la maggior parte degli italiani l'inglese non lo parla, questo impedisce loro di accedere. Allora avevo pensato di modificare questa mia idea del documentario in italiano e utilizzare semplicemente l'idea di un documentario sui grandi nomi dell'ambiente e avevo cominciato delle interviste al dottor Dean, con cui in quel momento stavo collaborando. E avevo fatto poi un'intervista a Scott Stevenson, con il quale ero entrato in contatto perché avevo comprato il suo libro, il primo, Fortitude Training, e poi ho avuto la possibilità di vedere uno dei suoi seminari quando è sceso a Edimburgo. Io vivo a Glasgow, siamo a un'ora di distanza, quindi in Scozia. E parlandoci con lui si è dimostrato una persona squisita. Gli avevo già detto se sarebbe stato possibile rompergli le scatole per un'ora, un'ora e mezza, per una chat che avevo intenzione di fare per il pubblico italiano. Lui si era dimostrato assolutamente favorevole e così poi abbiamo organizzato la conversazione. Naturalmente, per ovvi motivi, sia con il dottor Dean che con il dottor Stevenson, non ho potuto volare negli Stati Uniti per farlo e quindi è stata fatta su Skype. Questo, dal punto di vista della qualità, che mi ero ripromesso di fare tutte quante interviste live, è stato un compromesso che ero pronto ad accettare pur di averli. Poi sono arrivati una serie di elementi, uno dopo l'altro, che mi hanno in qualche maniera impedito di utilizzarle. C'è stata la nascita di mia figlia, Ginevra, ciao amore. C'è stata la mia volontà di voler tornare a lavorare in palestra, che era il mio lavoro originario in Italia, prima che mi trasferissi nel 2010. Questa serie di cose hanno fatto sì che io mi ritrovassi a un certo punto in una situazione di salute particolarmente devastante e alla fine, letteralmente mi sono trovato a fare due lavori contemporaneamente, più la bimba che era nata da poco e quindi non dormiva per ovvi motivi. Tutta questa serie di elementi mi ha portato ad avere una profonda crisi con relativo quasi chronic kidney disease. In pratica i miei reni avevano ceduto improvvisamente di punto in bianco. Sono stato ricoverato, sono rimasto un giorno in ospedale, poi sono stato rilasciato. E quello però mi ha portato a dover abbassare un pochettino il freno, anzi a spingere il freno dal punto di vista lavorativo. Quindi, essendo io quello che in quel momento portava i soldi a casa, ho dovuto dare la Certo. priorità al lavoro al casinò, che era quello che mi permetteva di guadagnare. Altre interviste non sono state fatte. Il lavoro in palestra è stato abbandonato, quindi il sogno di tornare a fare l'istruttore è morto lì. E mi sono ritrovato con tutto sto materiale. Quando poi, ad un certo punto, mi risentivo bene e ho pensato, ok, ne vale la pena di provare, è arrivato il Covid e quello è stato il definitivo calcio in culo a tutto. In tutto questo, l'ho preso come un segno del destino, cioè, da che volevo cercare di ripartire, mi sono trovato nel mezzo di una situazione del genere e quindi ho detto, ok, abbiamo capito che non va così. In tutto questo, sono sempre stato appassionato di vari YouTuber, influencer. Io ho 40 anni, quindi non è che non faccio particolari commenti se non in determinate circostanze. Non sono un follower attivo. Però sono appassionato di bodybuilding e quindi li seguo tutti. E naturalmente seguivo il tuo, che avevo seguito da tanto. Mi piaceva molto come ti ponevi, mi piaceva molto il tuo rapporto con Giorgia, mi ricordava in qualche maniera quello con mia moglie, e quella è stata una grossa spinta. E quando è arrivata la situazione del Covid e mi ero reso conto che tanti YouTuber stavano avendo difficoltà, mi sono rivolto a te semplicemente dicendoti che avevo questo materiale, potevi decidere, lo mandavo, ma a titolo assolutamente gratuito, potevi decidere se utilizzarlo o buttarlo via, nessun impegno. E poi invece da lì ci siamo sentiti un po' più spesso e eccoci qua. Adesso disturbare i Esatto, tuoi ascoltatori. esatto. Sì, questa cosa del materiale ovviamente stiamo ancora cercando
di poter, cioè sicuramente è oro, quindi non, utilizzarlo conviene utilizzarlo. E dobbiamo cercare di inquadrare perché questa idea del documentario è bella, quindi sarebbe interessante poterla portare avanti. Però vabbè, questo poi ci arriviamo. Allora, È ascolta. assolutamente a tua disposizione. Assolutamente, assolutamente. E volevo chiederti questo. Allora, partendo da Cianti, insomma, il rapporto bellissimo, vi siete conosciuti al suo seminario, ti ha subito identificato e preso sotto l'ala in qualche modo. Dimmi, dimmi. Giovanni, io lo avevo conosciuto pochissimo Ok. prima del seminario. Come già sai, perché ne abbiamo parlato, io a casa ho scatoloni pieni di vecchie riviste. Ed avendo scatoloni pieni di vecchie riviste, le riviste della mia generazione erano soprattutto Men's Health. Non c'è Giovanni Santi su Men's Health. Erano Flex Magazine, quindi soprattutto americani. Erano Muscle Fitness, quindi soprattutto americani. C'era qualche puntata di cultura fisica, quindi si parlava di Umberto Devetac, qualcosa di Piero Nocerino. C'era le fotografie di uno dei miei bodybuilder preferiti, che in Italia per qualche motivo si nomina pochissimo, anche se non penso, non mi sembra di ricordare abbia vinto molto, ma aveva un fisico stupendo, Raffaele Morandini. Aspetta un attimo che me lo vado a prendere. Se lo trovi, fisico brillino, ma elegante, stupendo, mi piaceva molto. Aveva una zazzera bionda che io ho sempre invidiato, perché io penso che avevo 19 anni. Grazie, papà. E quindi in tutto questo io Giovanni non l'avevo conosciuto. A un certo punto ho cominciato a comprare le riviste Olympians. Dove ogni tanto compariva il suo nome. Io mi ero innamorato, letteralmente innamorato della sua prosa, di come scriveva gli articoli. Poi da lì la cosa si è evoluta, avevo cominciato a scoprire che aveva scritto dei libri, e c'era un libro in particolare, Bodybuilding, quello edito da Fabbri. Sì. Sì, è lui, Raffaele Morandini. Compariva spesso sulle pagine di cultura fisica. A me il suo fisico fa impazzire. Sempre lui? Bello, 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 elegante. Sì, è sempre lui, almeno per quello che riesco a vedere così. È uno dei tanti piccoli tesori che l'Italia aveva dal punto di vista culturale. No, non mi sembra la brada questo qua. È uno dei tanti piccoli tesori che l'Italia aveva. Un altro, per esempio, che mi piaceva tantissimo e che ogni rarissimamente si vedeva, ma è perché era più anziano, nel senso di generazione, era Renato Bertagna. Renato Bertagna degli anni 70. Mi sembra di ricordare che Renato Bertagna era uno dei beniamini di Piero Nocerino, che ha intervistato di recente. Quindi se sbaglio è colpa mia, è semplicemente un ricordo che ho. Ad ogni modo, mi innamorai di questo libro, Bodybuilding, quello edito da Fabbri. Mi piaceva tutto, mi piaceva la scrittura, mi piacevano i disegni, io stesso mi allettavo col disegno, quindi in qualche maniera la sentivo affine la cosa. Quando ho visto che c'era la possibilità di salire su a Vaiano per questo corso, il corso era praticamente il corso per presentare il libro che aveva scritto lui di recente, Allenati e Ok. alimentati con i cicli naturali, in cui aveva teorizzato, messo in pratica e scritto l'approccio HPO, Hunting Peak Gigaon Cycle, cioè il sistema di blocchi di allenamento e blocchi di riposo, anziché la classica suddivisione in microcicli, giorni di allenamento, giorni di riposo. Quando sono arrivato lì a Vaiano, io sono rimasto subito stregato dalla persona. Si è presentato in una maniera molto umile, le spalle larghe. Giovanni non è particolarmente alto, ma era robusto, di avambracci nodosi, le vene dappertutto. In quel momento era. Per me è stato subito una figura di. Sentivo di potermi fidare in qualche maniera. Ho assorbito tutto di quel seminario, letteralmente tutto. Ho dormito in macchina perché il seminario era su 2 giorni. E poi il giorno dopo c'è stata la parte in palestra e così via, la parte attiva, diciamo così. Prima c'era la teoria e poi la pratica. Giovanni, me lo ricordo, mi diede la possibilità di mettermi in contatto con lui via telefonica. Sono sicuro che l'avrà dato anche a qualche altro la possibilità, però comunque mi diede il suo numero di cellulare. E io non persi occasione per rompergli le scatole ogni volta che era possibile.
Veramente. Cioè, il semplice fatto che fino adesso lui non mi abbia mai riattaccato il telefono in faccia è indicativo del fatto che mi abbia preso in simpatia, perché penso di avergli rotto le palle in maniera veramente. Chiunque altro avrebbe detto basta. Per esempio, una sciocchezza che io facevo, pensando che uno come lui potesse interessare quello che dicevo io, come ogni volta che in quel periodo stavo uscendo su Olympians uno dei suoi ultimi articoli, in cui appunto parlava di quello che aveva scritto nel libro, e io gli telefonavo dicendogli quello che ne pensava e secondo me come doveva scrivere alcune cose. L'ho fatto in 3 o 4 volte, poi non l'ho fatto più perché mi sono reso conto della mia follia. E lui si è sempre comportato in maniera assolutamente sublime. E questo dice tanto. Probabilmente Giovanni non se ne ricorda nemmeno tutte queste cose. Sì, non se ne ricorda nemmeno tutte queste cose, parliamo di 15 anni fa, quindi non. Fantastico. E poi la cosa è continuata. Quando si poteva ancora scendere in Italia dal Regno Unito, io facevo in modo di scendere tutte le volte, salire su a Prato e allenarci insieme, o perlomeno passare la giornata insieme. Siccome sono un emerito coglione, non sono. Andavo con mia moglie qualche volta da solo, qualche volta con un amico, ma sono sempre stato in qualche maniera più concentrato sul vivere il momento che sul testimoniarlo. Quindi non ho mai preso foto, non ho mai fatto video, non ho mai. Potenzialmente avrei potuto avere tanto di quel materiale da utilizzare Certo. per il futuro, che a ripensarci è un vero spreco. Però ero, come ho detto, impegnato a godermi il momento. E Ascolta una Giovanni per cosa, me è stato volevo anche chiederti una hai fonte. parlato del metodo HBO e se ce ne Sì, parli, HPO. esatto, se ce ne parli un pochetto su come impostava, come lavorava, che sicuramente è interessante. Ok, fermo restando che qualsiasi cattiva interpretazione è dovuta alla mia ignoranza o semplificazione e non al fatto che Giovanni ha scritto quello che io ho detto, leggete sempre lui, consiglio a tutti di andare sulle sue pagine e leggerlo, ne vale la pena anche solo per la prosa. Anche solo per la prosa. Il sistema di Giovanni fondamentalmente scardinava quello che era la classica visione in microcicli e macrocicli dell'allenamento classico. Giovanni aveva reputato, naturalmente ognuna delle cose che io dico, poi Giovanni con dovizia di particolari aveva suddiviso, aveva presentato con studi a riferimento e così via. Si può essere o non essere d'accordo, ma non ricordo una sola parola di Giovanni detta solo sul penso che c'era sempre qualche cosa alla base che la giustificasse dal punto di vista scientifico. Il sistema si basava e si basa sulla suddivisione tra giorni di allenamento e giorni di riposo in un periodo più ampio. Se lo stress che tu dai al corpo, secondo la teoria di Giovanni, è uno stress di natura iperplasica, quindi un range di ripetizioni molto più breve, ampi tempi di recupero, una stimolazione pesante del metabolismo alattacido, tempi di recupero ampi che permettono la ripetizione di quello metabolismo senza scadere nel metabolismo glicolitico o addirittura aerobico con serie che non finiscono mai, tu inevitabilmente comporti una tale rottura delle fibre che richiede un periodo tra i 10 e i 12 giorni per essere completamente maturate, le stem cells. Di conseguenza, l'allenamento, anche se di gruppi muscolari diversi, tende a ritardare questo fattore di recupero. Il sistema HPO di Giovanni fondamentalmente prevede una distinzione netta in 3 o 4 giorni al massimo di allenamento, più tutti i giorni di riposo necessari per garantire la riparazione di quanto rotto con l'allenamento. E all'interno di questa suddivisione, quindi salta completamente il senso del microciclo, del ciclo di scarico, perché nella visione di Giovanni del sistema HPO, ogni volta che ricomincia ad allenare un gruppo muscolare, il recupero è stato completo, quindi non c'è bisogno di modulare il carico di lavoro in termini discendenti, 3-2-3-1, 2-1 oppure 1-2-3 scarico e così via. In questo Giovanni aggiungeva poi una suddivisione secondo quella che era una modalità dietetica che permetteva il recupero con minimo stimolo insulinico oppure una fase d'allenamento dove c'era una visione meno proteine, meno fibre, un po' più di carboidrati, un po' più di grassi saturi che in teoria dovevano permettere una migliore la creazione di un milieu anabolico ormonale più favorevole all'allenamento, meno infiammazione, e poi invece permettere un milieu ormonale che permetteva il recupero dallo sforzo eseguito precedentemente. E nel libro, per esempio, sono presente una serie di diete che possono essere utilizzate, ad esempio. La parte di recupero prevedeva 3 o 4 pasti molto abbondanti, carni, pesce, quindi proteine animali, verdure,
poca frutta e questo è quanto. La parte invece dell'allenamento prevedeva piccoli pasti più abbondanti, fonti di grassi saturi come le uova, sempre di nuovo un po' di frutta, poche proteine animali, poche fibre che aumentano l'escrezione del testosterone e prevedevano, c'era un dettaglio in particolare che adesso mi sfugge, oh, ok, certo, la più banale. In entrambi i casi, granaglie, legumi e prodotti cerealicoli e latticini erano fortemente sconsigliati, ognuno per le sue caratteristiche intrinseche che Giovanni analizza in quel libro e negli altri libri quando poi evolve il pensiero della Evo Diet. Quindi quello è un po' il tema comune. Ok. Se dovessi chiuderlo in poche parole, direi che questo era il succo del discorso Quindi nel libro. E poi lui l'allenamento era si un ultra basava ordinario. in proprio 3-4 giorni di allenamento consecutivi per poi fare un recupero completo? 3-4 giorni delle consecutive, sì, per poi fare un recupero completo. Mi sembra di ricordare una scheda da intermedi per chi voleva approcciarsi a questo sistema. Mi sembra di ricordare fosse qualcosa del tipo 3 giorni di allenamento. Lui divideva in tipo petto, dorso, gambe, spalle e braccia, ma suppongo che qualcuno possa anche fare semplicemente la classica push-pull legs, seguiti a 4 giorni di riposo. Nei 4 giorni di riposo si pratica un po' di attività aerobica, qualche crunch di rassicurazione psicologica se proprio uno vuole, perché un po' palestroidi lo siamo tutti. E naturalmente l'alimentazione è suddivisa secondo quello che ho appena detto in base ai giorni di allenamento e ai giorni di riposo. Questo mi sembra di ricordare nel libro fosse l'approccio intermedio per avvicinarsi al sistema. E poi da lì si evolveva in più giorni di riposo perché in teoria più sei bravo ad allenarti, più carico usi, più riesci a stimolare, più tempo di riposo ne hai necessiti e così via. Questa è stata la. Ti sei allenato con questo sistema tu? Era ciò di cui si è parlato con Dovizi. Beh, io ci ho sempre provato, ma per un motivo o per l'altro non sono mai riuscito a farlo con continuità. L'ho fatto per un buon periodo e l'ho fatto fare ad alcuni ragazzi che seguivo quando lavoravo in una palestra a Velletri. La palestra si chiamava Accademia, sotto l'egida del maestro Patrizio Maggiori, eccellente persona. E, se qualcuno è di Roma, o di provincia di Roma, avrà capito. E c'erano dei ragazzi che erano un po' più disponibili, non fosse altro per motivi prettamente lavorativi, ad allenarsi 3 giorni consecutivi e ad non allenarsi per altri. Ma per la maggior parte delle persone non era francamente possibile perché l'utente medio poteva venire 3 o 4 volte scaglionato e quindi questo Certo. andava a morire il discorso. Io stesso cercavo di farlo, però mi obbligava ad andare ad allenarmi in giorni in cui sarei dovuto rimanere a casa e non allenarmi in giorni in cui stavo in palestra, quindi sono riuscito a farlo. In particolare una cosa che mi aveva tanto colpito e che era anche confermata poi nel libro, c'è una certa sensazione di torpore che uno non è abituato a sentire se smetti di allenarti per qualche giorno, perché è come se il nostro sistema nervoso, allenandoci continuamente, fosse sempre un po' più sovreccitato rispetto a quella che è la sua vera soglia. E quindi quando invece torni a raggiungere quella che è la tua soglia di vera relax, hai una sensazione di torpore particolarmente piacevole, che poi finisce e ti svegli la mattina e hai veramente voglia di allenarti. La palestra diventa un posto dove quella mattina vuoi andare. Fai molta fatica a finire il turno di lavoro, non vedi l'ora di andare là. Mentre invece certe volte quando uno si allena a giorni fissi, certi giorni lo facciamo sempre perché siamo appassionati, ma la palestra viene vissuta come un facciamolo, però non è che mi Certo. vada granché. Tranne l'allenamento di petto e braccia, quello piace a tutti, lo faremo tutti i giorni, insomma, questa è la cosa. Guarda, per me soltanto, ti dico, petto e gambe. Petto, io le braccia le odio da allenare, le Ok, odio profondamente, mi annoia da sì, morire. lo so, e questo è perché se sei un atleta non riesci a trovare un forte coinvolgimento emotivo delle braccia, A quindi parte. l'allenamento non piace. Diverse persone che hanno buona capacità cardiovascolare o un passato atletico non riescono a trovare particolare interesse nell'allenamento delle braccia. Quindi questa sì, questa era stata la mia vicissitudine con Giovanni e a tutt'oggi ho trovato in lui come ho avuto modo di dire, una persona oltre dal punto di vista umano, ma dal punto di vista conoscitivo, una memoria degna di Pico della Mirandola, Fantastico. una capacità di organizzazione di idee
da vinciare. Sì, quindi se Fantastico. dovessi descrivere in una parola la sua capacità di mettere insieme pezzi diversi e dargli un quadro coerente è da vinciare. L'ultima cosa che volevo chiederti era riguardo all'HPO, l'allenamento era tutto impostato su lavori sostanzialmente miofibrillari, cioè alti carichi, generosi tempi di recupero, era tutto su questa linea oppure c'era un lavoro un po' più metabolico? Allora, mi sembra di ricordare, come al solito, se sbaglio, colpa mia, non di Giovanni, attenzione, quindi potete controllare. Mi sembra di ricordare che nel libro, quindi nella prima parte del libro, diciamo, quando è cominciato a uscire fuori sulla scena, si è affacciato sulla scena, lo stimolo era principalmente di natura fibrillare, con dei richiami, quelli. C'era una bella scheda finale che faceva vedere come si poteva applicare il programma dando a tutti i muscoli uno stimolo fibrillare e poi riavvicinarsi toccando piano piano in maniera un po' più da pump alcuni gruppi muscolari che di solito sono considerati un po' più riottosi, la porzione claveare del petto, del deltoide laterale e così via, che tendono a rispondere meglio a stimoli da pump. Poi, negli anni a seguire, Giovanni ha evoluto il pensiero, mi sembra di ricordare, tramite quello che lui ha definito poi il ciclo lungo, cioè la separazione in blocchi veri e propri di parti di potenza per attivare il sistema nervoso senza rompere le fibre, una parte miofibrillare vera e propria, iperplasica, una parte più ipertrofica da pump vera e propria, con le relative varianti e tempi di recupero in termini di giorni Questo tra le serie. all'interno dello stesso Però allenamento, questa cosa del sempre. ciclo lungo, all'interno dello stesso ciclo, il ciclo Ah, lungo erano di 28 giorni. ok. Quindi c'erano, mi sembra che nel libro originario ce n'era solo un esempio, e poi naturalmente negli altri libri ce ne sono molti in più. Mi sembra di ricordare che la suddivisione del ciclo lungo tipica fosse 2 giorni di power, la suddivisione che spingeva era panca e squat e stacco, 2 giorni diversi, 2 o 3 giorni di riposo. Poi 4 giorni di allenamento secondo i principi classici del bodybuilding heavy duty stuff, quindi 3 o 4 serie, o comunque fin quando riesce a mantenere la performance sull'attrezzo. Quindi il volume di lavoro è dettato dalla tua capacità di mantenere la performance sull'attrezzo, non tanto da un numero predeterminato di serie. Un range di ripetizione piuttosto basso, tra le 6 e le 8, mi sembra di ricordare 10 ogni tanto. Tempi di recuperi ampi. Giovanni aveva ipotizzato un rapporto tra tempi di recupero e tempo di stimolo di circa 1 a 18, mi sembra. Quindi parliamo di una serie che dura 10-15 secondi, fatta bene, potente, esplosiva, per almeno 3-4 minuti di riposo. Questo per quasi tutti gli esercizi. Dopo questi 4 giorni di stimolo c'erano 6 o 7, anche di più, giorni di riposo, con la relativa diarrea della giorno di riposo. E poi c'erano 2 o 3 giorni di pump, con 2 o 3 giorni di riposo e poi si ricominciava il ciclo lungo. Questo era Fantastico. il ciclo lungo di Giovanni, che mi sembra sia accennato nel libro originario, Allenati e alimentati con i cicli naturali in uno schema, ma che di sicuro viene poi descritto con molta più dovizia di particolari in altri libri. Tanto per la cronaca, io Perfetto. non prendo la stecca da Giovanni se qualcuno compra quel libretto, tanto no. Non che se qualcuno ha l'idea, capisco che possa venire in mente, ma garantisco che no. Lo giuro su mia figlia, non è Sei così. un grande fan. Non è così. No, proprio per questo volevo sentire Sono un grande fan, un figurati. parere. Senti, ascolta, e passando da Giovanni a facendo proprio un balzo diametralmente opposto, se vogliamo, sei andato ad Edimburgo a sentire Scott. Quindi l'intervista da Scott io Ah, sì. spero la andremo a pubblicare sul canale, insomma, il prima possibile, una volta sottotitolata, eccetera. E Giustamente. tra l'altro la cosa che spero con te, e qua lo dico, è di fare insieme una serie di interviste a personaggi appunto in lingua inglese. Quindi magari invitare più persone possibile, sia qua in UK quanto piuttosto in tutto il mondo in generale. Questo sarebbe comodo Quello perché che è diventato. con te che parli inglese diventa un po' più salotto. In genere quando è salotto più che intervista singola è un po' più comodo, anche più divertente. E insomma possiamo buttarci in mezzo tutti quanti a questo punto. Cioè abbiamo un margine molto più ampio. È una rottura di palle il discorso della traduzione. Quello sì, però specialmente visto come va forte l'inglese, il Regno Unito nel bodybuilding adesso,
Penso che la tua idea di intervistare personaggi che qui vanno bene è assolutamente valida. Che Assolutamente. è successo qui? Parte qualcosa sempre a me. Allora, ascolta, no, volevo chiederti di Scott E, ad sì, no. Edimburgo, quindi al di là dell'intervista, la tua esperienza proprio al seminario, che sicuramente è impagabile. Io ho visto qualcosa di Scott e John, qualche seminario, ho visto qualche intervento di Scott, mi sembra, allo Swiss Symposium, però non l'ho mai visto dal vivo. Dovevamo organizzarlo a ottobre Te le ho 2020. mandate le infografiche? No, le infografiche no. Te le ho mandate praticamente ho preso delle fotografie di ogni singola slide che lui aveva utilizzato. Non mi ricordo se te le ho mandate o meno. Comunque, se non te le ho mandate, ricordami che te le mando. E mi Grande. ricordo che le persone stavano prendendo appunti e io avevo cominciato così. Poi a un certo punto ho pensato: questo è stupido, prendo il cellulare, faccio una foto e me la ricopio dopo. Allora ho cominciato col cellulare. 10 secondi, c'era una sala con 30 persone, tutti quanti che facevano le foto. Era la cosa migliore. Era la cosa. E il seminario è stato molto informale. La palestra bella. Scott si era allenato la mattina. Scott è uno che tende ad allenarsi sempre. In questo momento, chi conosce il Fortitude Training, capirà di che parlo. Lui sta in quella che lui del Fortitude Training definisce la fase turbo. E prevede quattro allenamenti. In realtà prevede in pratica lo stesso tutto il corpo allenato un giorno sì, un giorno Esatto. no. Quindi sono sì quattro allenamenti a settimana, ma a differenza della fase normale con il Fortitude Training, dove ci sono due allenamenti per tutto il corpo con ovviamente parametri allenanti diversi, e poi c'è un upper lower con parametri allenanti diversi. Nella fase turbo ci sono quattro allenamenti per tutto il corpo, ognuno dei quali con parametri allenanti diversi. E lui stava in quella fase, quindi 9 volte su 10 quando fa un seminario o qualcosa, specialmente se il seminario è su 2 giorni, come era quello ad Edimburgo, si allena prima di. Quindi è arrivato, lui già di suo è abbastanza vascolare, stava ancora in pump con l'allenamento, si è stati fatti i suoi 150 grammi di carboidrati intra-workout, perché se li fa, si è stato fatto le sue chilo e mezzo di cereali e proteine come post-workout, perché se le fa. Mi ricordo che aveva delle vene sui bicipiti grandi come il dito della mano, così. Era impressionante. Non particolarmente alto, scuro di uno scuro che non hai idea, nero, nero così, ed è assolutamente tutto quanto tan, non era sua. Gentilissimo, il seminario è stato durato penso 7-8 ore, come niente, forse di più in realtà, con una breve pausa pranzo. E naturalmente anche lui, essendo tra l'altro un PhD, ha portato dovizia di particolari alla sua causa. Insomma, nel bodybuilding è veramente difficile trovare, specialmente oggigiorno, qualcuno che non abbia anche una base scientifica sotto quando si arriva a questi livelli di seminari. E come si dice in inglese, c'è più di un modo di to skin a cat, quindi dimostra come tanto un certo tipo di stimolazione quanto un'altra possono essere valide a seconda del soggetto. E il seminario è stato molto interessante, molto bello, essendo Scott un professionista, non si è tirato indietro di fronte a domande sulla farmacologia. Mi piace moltissimo il concetto di tutto quello che c'è dietro, ed infatti così era nato il mio. E per questo c'è l'intervista col dottor Dean. Ha risposto a una serie di domande, si è dimostrato molto umano nei modi, si è dimostrato molto alla mano. Questa è una cosa molto comune a chi è veramente un grande dell'ambiente. Non ho avuto modo di conoscerlo di persona, ma abbiamo parlato di lui nel seminario con Scott, e fondamentalmente le stesse cose che penso possono essere dette di un certo John Meadows, non so se lo conosci. Un tale. Un tale, sì, un tale. E il seminario verteva fondamentalmente sulla farmacologia, le modifiche farmacologiche che sono state applicate agli steroidi anabolizzanti nel corso degli anni. Perché alcune forme di GH funzionano su alcuni e su altri no, quindi le differenze negli adatto o meno. E naturalmente tutto quanto quello che è il suo, soprattutto l'intra-workout nutrition, che è quella che credo onestamente
Tanti l'hanno portata alla luce, ma dopo Milos Savchev, che è stato indubbiamente quello che l'ha pionierizzata nel mondo del bodybuilding, credo che lui sia stato quello che ha portato più studi a supporto e spinta di più da un punto di vista anche scientifico, non soltanto da un punto di vista funziona. In fondo anche John Meadows, quando parla della peri-workout nutrition, utilizza informazioni prese da Scott Stevenson. È stato John Meadows che ha presentato in un suo video Scott Stevenson come the smartest man in bodybuilding, e quella è rimasta un pochettino la sua etichetta, a dimostrazione del valore che ha Scott Stevenson. Esatto. Ma guarda, io ti dico, questo discorso della peri-workout nutrition, ancora ci sono tante domande che in generale mi Per gli vengono fatte. appassionati che però magari non lo sanno, Scott Stevenson è il responsabile principale e diretto dei David Henry 2212. T'ho perso per un attimo, ci siamo un attimo Ok, spasati. a posto. A posto, dimmi. Ecco, allora, dicevo, per il workout nutrition ci sono ancora tantissime domande in merito, le persone sono anche forse un po' scettiche. Poco, non come un tempo quando ne parlavi, almeno quando ho iniziato io, era tabù, cioè parlare di utilizzare i carboidrati durante l'allenamento. Se ne parlava un pochetto, però di media era tabù. Mentre invece è un qualcosa che aiuta veramente, veramente tanto. Io è un. Ecco, l'integrazione, di base che consiglio io sempre è di base il multivitaminico, la vitamina C, la vitamina D in base ai dosaggi, quindi vai a fare un'analisi, controlli se c'è carenza, integri, e gli omega 3, e poi se vuoi integrare per l'integrazione sportiva, la prima cosa in generale è intra-workout, quindi tutto il discorso delle ciclodestrine, piuttosto che un idrolizzato proteico, eccetera, eccetera. E quando ti alleni bene, perché comunque secondario a sapersi allenare, è veramente un game changer importante, importante. Hai detto bene, quando ti sai allenare, quando ti sai allenare, quello è fondamentale. Io sono sempre stato un istruttore di sala, personal trainer l'ho fatto pochissimo, a me piaceva stare in sala, in mezzo ai ragazzi, quello era il mio lavoro, quello è tutt'oggi, nonostante ho trovato piacere e soddisfazione in altri lavori, è tutt'oggi la mia vera passione, non posso farla più, ma è tutt'oggi la mia passione. E un problema psicologico che mi ero trovato a vedere con alcuni ragazzi era che spesso l'avvento dell'intra-workout sembra diventare qualcosa che toglie la concentrazione dal workout. Qualcosa come dire: ho questo intra-workout, non ho più bisogno di spremermi alla stessa maniera. Mi è capitato di vedere spesso questa involontaria analogia, per cui persone che Certo. sapevo potevano dare tot, davano un po' di meno nel lungo periodo perché c'era l'intra-workout. E naturalmente in quel caso non solo non funziona, ma è anzi controproducente. E Esatto. quindi no, quello che hai detto è giustissimo, dando per scontato che la capacità allenante rimane, anzi, Scott quello sì. abbonda parecchio con i carboidrati durante. Scott, essendo un fanatico, come dicevo, del bodybuilding, avendo una discreta memoria, ricordo spesso dettagli di cose diverse. Ricordo benissimo, lui ne ha parlato in diverse occasioni. Scott, nella sua fase di apice, aveva raggiunto le 6.000 calorie, 6 pasti ciascuno. E per Scott l'intra-workout era nato come un modo in realtà per ottimizzare la tempistica di un pasto rispetto a quelli che erano i suoi impegni di laboratorio e di studio, perché era all'università. Allora lui faceva, per esempio, un pasto intra-workout che era composto da circa 2,5 litri di acqua, forse di più, in cui metteva qualcosa come 200-250 grammi di carboidrati, 100 grammi di proteine, e metteva una fonte di grassi, non ricordo quale, e ricordo che metteva diversi grammi di semi di psyllium husk, per renderlo shaker un po' più lento nel digerire, quindi restare in circolo più a lungo. E lui era solito utilizzare questa bevanda erano circa 1.000 calorie, quindi se vuoi fare il conto parliamo di 150-200 grammi di carboidrati per 800, 250 e qualcosa grammi Sì. di proteine. Più o meno questo qua era lo Sì. shake. E lui l'aveva, per lui era nata come idea per ottimizzare il timing nutrizionale, non tanto intra-workout, quanto all'interno di 6 pasti in una giornata lavorativa stretta. Questa Certo. era Ma nata la sua idea. E non poi da lì piace il si è discorso evoluta di come mettere tutto così quanto alla tanta scienza roba, dietro. sinceramente.
Lui stesso ne ha parlato spesso. Io già solo i 2,5 litri di acqua da soli mi causerebbero No, la gigantesco guarda, quello problema. no, ti Quindi dico, non senza neanche vedere in considerazione io di acqua tutto il resto. vado proprio liscio, cioè 2 litri e mezzo. Solo 2,5 litri di acqua durante la. Sì, io vado tranquillissimo con 2 litri e mezzo, super. Cioè, magari ecco, mi capita d'inverno che sudo meno, di finirmeli un po' dopo, però veramente non ho assolutamente problemi. Di carbo sono arrivato a un'ottantina, forse un 2 litri e mezzo centinaio. ci 10, ho capito. E nell'intra e di ciclodestrina iniziano un po' a sentirsi. Di media in off season mi sono assestato sui 70 grammi. Quella è un po' la quantità che mi permette di ottimizzare veramente l'intra in base alla richiesta energetica e di non avere assolutamente alcun problema. Sempre di ciclodestrina, ovviamente parlo. Le maltodestrine più di tanto non riesco. Allora, volevo chiederti questo: hai parlato di Scott del Grazie mille per seminario? l'opportunità. Ma figurati. E hai parlato di Scott del seminario e, dicendo che ha parlato e trattato molto del discorso della farmacologia. Ora, qua all'estero, sia nel Regno Unito che negli States, se ne parla in maniera molto più tranquilla, molto più aperta. Credi che questo rappresenti un danno per l'Italia? Perché vedo che in Italia c'è assolutamente un tabù. E io vedo che, purtroppo, sai, anche quando faccio video e faccio esempi magari di alcuni atleti, buttandola là tranquillamente, la cosa è sempre: eh vabbè, ma quelli si dopano, eh vabbè, ma si dopano. E c'è molta ignoranza, come della serie, che chi si dopa c'è in qualche modo un. Come si può dire? È tutta roba che non conta. Cioè, qualsiasi cosa nel momento in cui c'è il doping di mezzo, qualsiasi principio, qualsiasi risultato, qualsiasi successo dell'atleta, qualsiasi cosa, non conta perché è il doping. Quindi la cosa che ti chiedo è: uno, anzi, ti chiedo due cose. La prima cosa è: se questa cosa crea un danno all'ambiente italiano, nel senso che io quello che vedo dal mio punto di vista, tante persone si privano della possibilità di ampliare la mente, di provare dei metodi, di avere informazioni solo per questa cosa che è stata detta magari da uno Scott, un John Meadows, eccetera, o comunque da tecnici che lavorano con Enhanced e sono a loro volta Enhanced. Seconda cosa, ti chiedo se dal tuo punto di vista questa ovviamente non conoscenza riguardo a tutto quello che è il bodybuilding Enhanced porta le persone a sopravvalutare o sottovalutare l'impatto del doping nel bodybuilding. La risposta alla prima domanda è un gigantesco sì. Si tende, per quella che è stata la mia esperienza, ricordiamo sempre, io sono Mister Nessuno, quindi quello che dico lascia il tempo che trova. Semplicemente ho la faccia tosta di andare a chiedere a tante persone, mandare email, raccogliere, sono bravo a raccogliere informazioni, questo sì, ma poi le tengo per me. Si tende molto a dare un giudizio morale alla cosa in sé che tende a sovrastare quello che è il giudizio pratico, il giudizio conoscitivo. Allora, se Scott Stevenson si dopa e ottiene risultati dopandosi, io posso anche pensare che sa quello che fa, ma siccome io reputo il doping sbagliato, automaticamente reputo lui sbagliato. E questo discorso, noi italiani in particolare, dovremmo essere particolarmente delicati, perché noi italiani siamo il popolo dell'arte. E non ci dimentichiamo mai, per esempio, che sarebbe come dire che a me piace tantissimo il Caravaggio, ma siccome il Caravaggio era un assassino nella sua vita privata, allora il Caravaggio non è bravo a dipingere. E dubbio, se qualcuno mi vuole dire che il Caravaggio non era bravo a dipingere, discutiamola. Sono disponibile, sono dispostissimo a discutere a proposito di questo. E io applico lo stesso identico ragionamento. E non è semplice imparare a distinguere chi è e cosa fa da quello che dice e da come lo dice, perché naturalmente ogni persona si porta dietro anche un bagaglio di emozionale, tale per cui alcune parole, alcune cose tendono a far scaturire delle reazioni. Però noi italiani sembriamo particolarmente sensibili al concetto di doping e tutto quello che comporta, dando molto spesso una valenza negativa al fatto stesso dell'esistenza. In altre parole, doping è cattiva persona. Questa era un'altra cosa di cui io mi ero innamorato di Giovanni, per esempio, è riuscito a scardinare questo concetto del doping cattiva persona e soprattutto doping persona che non sa, doping persona che fa le cose a cazzo in un secondo, bastava parlarci in un secondo. E per quanto riguarda la seconda domanda, ho paura che il discorso sia ancora più grave di quello, perché
se tu tieni la cosa sotto banco, e questa secondo me invece è stata una grossa colpa delle precedenti generazioni, a dispetto di quello che si dica, chiunque sostenga che questa generazione ha fallito dal punto di vista del bodybuilding può aver ragione in termini di quantità. Mai come in questa generazione tante persone si sono affacciate al bodybuilding e in proporzione a questa quantità ci sono meno talenti, meno risultati. Posso essere d'accordo, ma dubito fortemente che a qualsiasi livello un Chris Bumstead sia considerato un fallimento dal punto di vista bodybuilding. Cioè, mi di qualcuno che piace bodybuilding, che mi guardi Chris Bumstead e mi dice no, è un fallimento. No, ok, va bene, se lo può tenere, ma non penso. Comunque, quello che volevo dire, secondo me ne causa piuttosto anche la salute dell'atleta. Perché già se l'uso di sostanze dopanti, termine orrendo che in realtà significa tutt'altro, se vuoi ti posso dare una piccola cosa riguardo. L'uso di sostanze dopanti può avere i suoi rischi di per sé, ha i suoi rischi di per sé. L'uso di sostanze dopanti senza sapere quello che si fa, perché Esatto. non c'è nessuno che dice e mette a disposizione 50, 60, 70 anni di conoscenza del bodybuilding, di quello che si fa, di come si fa. Molte volte queste conoscenze sono sbagliate, ma tante volte guarda Scott Stevenson, guarda John Meadows, guarda Dr. Dean, guarda, 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 ce ne sono. Ci sono un fior fior di persone che ha saputo coniugare la conoscenza pratica e empirica con la conoscenza scientifica classica. Unire queste due cose è il primo passo per la salvaguardia dell'atleta. Non si esce da questo. Fermo restando che l'unico modo per non avere rischi in quel senso è non assumere niente, ma questa è una Certo. decisione che ognuno deve fare. Del resto, la visione dell'Italia al riguardo si capisce anche da quella che è la legislazione. In Italia è illegale l'uso stesso. In Italia abbiamo tra l'altro una legislazione che vuole il nandrolone essere considerato un narcotico con tutto quello che comporta, quindi è considerata a un livello ben più grave di qualsiasi altra sostanza. Esatto. Qui nel Regno Unito c'è una legislazione molto più lassa in questo senso. Il governo ha creato quella che è una sorta di zona grigia, tale per cui è illegale la creazione, non puoi fare l'home brewing per conto tuo, ed è illegale l'importo tramite posta, però è legale l'uso. Quindi, in altre parole, se un poliziotto vede il dealer e quello che compra se ne va a casa, il dealer se ne va in galera, in teoria nel Regno Unito. E quello che compra se ne va a casa con la chiave. Allora, tutto. Perché non è illegale comprare. Se ne va a casa con la chiave. Perché non è legale. E questo naturalmente ha creato un sistema intorno al doping che, come tutte le cose, visto che è fatto dalle persone, ci sarà chi ne abusa, perché di perfetto non c'è niente, ma complessivamente ha creato un interesse intorno all'argomento che, per fortuna, grazie appunto alle persone che ho nominato prima, va a muoversi intorno alla salute dell'atleta. E nessuno, tu che sei adesso ti sei trasferito, lo sai meglio di chiunque altro, nessuno, come nel Regno Unito, sforna personalità, informazioni su come approcciarsi all'uso di sostanze dopanti nella maniera più salutare. Mettiamola così. Esatto. No, e la cosa che ti volevo dire era questa, la riflessione, volevo un tuo parere. Allora, io noto questa, diciamo, doppia faccia. Allora, da una parte, la non conoscenza delle sostanze in Italia porta all'atleta che utilizza a un sottovalutarle, ossia c'è questa tendenza a usarne sempre di più, sempre di più, sempre di più, perché il ragionamento è: ok, se faccio 100 ottengo X, se faccio 200 ottengo X più 2, se faccio 300, eccetera, senza mettere in mezzo il fattore del tempo. Cioè, io quello che Certo. vedo, di cui si parla molto appunto qua nel Regno Unito, come anche negli States, eccetera, il consiglio che viene sempre dato è tu, che è quello che poi in realtà si faceva molto spesso tempo fa anche in Italia, cioè essendo delle sostanze che sostanzialmente il loro primario ruolo è quello di essere PED, ossia Performance Enhancing Drugs, quindi aiutare nell'allenamento per poi avere più risultati ipertrofici. Tu trovi quello che è il tuo sweet spot, stai là e il tempo ti porta a migliorare a una velocità maggiore. Ok, però non è che c'è bisogno di alzare, alzare, alzare. Quindi le persone che stanno a questo sweet spot sottovalutano quello che in realtà queste sostanze stanno facendo e abusano, continuano a mettere.
continuano a mettere perché vogliono i risultati velocemente, proprio perché non c'è questa cultura. Ci sono tante dicerie, ah, vedi, quello sta a 10 grammi, ah, quello sta a 8 grammi, quello si prepara. Cioè, l'Italia è tutto così, è tutto un fare. E il problema è che poi certe persone ci stanno veramente, perché hanno sentito che quell'altro ci sta, allora pure loro fanno. Quindi questa, da una parte c'è il Sì, ma non per sottovalutarle. lungo, Ludovico. Sì, ma non per lungo ci stanno. Purtroppo sì. Non è questo. Cioè, il bodybuilding, tra l'altro, ha questa cosa in questo senso ad autoeliminazione che è positiva. Perché certamente c'è la risposta genetica di ciascuno, ma nel bodybuilding, riuscire ad arrivare ad una certa età e in buona forma è già garanzia che tu qualcosa sai. Sì, Uno verissimo. Scott Stevenson che arriva a 50 anni alla forma che ha, in qualche maniera è garanzia che qualche cosa sa. Totalmente. Non, in qualche maniera è garanzia che non abusa, perché è anche vero che la storia del bodybuilding insegna che alcuni abusano e sono arrivati a 60 anni, come il famoso Steve Michalik, che ha passato 40 anni della sua vita a 200 mg al giorno di halotestin. E Mamma chissà che cosa è halotestin, sa che significa. mia. A 40 stai male. Questa è la descrizione, cioè 40 è considerata e Ma assolutamente. io sono sicuro che le mie transaminasi sono salite solo a dire la parola 200 mg di halotestin. Quindi figurati. Quindi le eccezioni ci sono sempre, ma complessivamente qua nel Regno Unito si sta profilando una serie di, nel mondo anglosassone, mettiamola così, una serie di persone che hanno raggiunto anche una certa età, che era considerata un'età in cui i bodybuilding dovevano cadere come mosche, proprio perché c'è un'attenzione verso quel senso e proprio perché si è Esatto. sviluppato il concetto per cui è il tempo che fa la differenza, non Assolutamente. soltanto. Qui nel Regno Assolutamente. Unito è molto più facile che trovi qualcuno che ti dice: se devi esagerare, stai a 250 mg per un anno, piuttosto che farti un grammo 3 mesi sì, 4 mesi no, un grammo, Esatto. anche se magari complessivamente vai a fare i conti, c'è solo poca differenza, Esatto. però complessivamente questo Esatto. è lo stile che si è creato, sì, E dall'altro decisamente canto, sì. però, la cosa che vedo è che in Italia c'è l'altra faccia della medaglia, ossia che si tende anche a sopravvalutare, nel senso che, appunto, c'è questa cosa che è chi non assume e quindi fa del proprio credo il natural bodybuilding, eccetera, che ormai secondo me è più che altro un filone di marketing che poi ha creato tanti discepoli, eccetera. Però il problema è che, di nuovo, sopravvaluto, nel senso che c'è l'idea che nel momento in cui c'è il doping di mezzo, niente valga Tutto il più. resto non conta, Esatto, cioè certamente. sopravvalutare come se Certamente. escludesse, ok, non ti devi più allenare, puoi mangiare a merda, puoi fare qua, puoi fare là, mentre in realtà il discorso è proprio che è il contrario, nel senso che se tu scendi a patto col diavolo devi impegnarti ancora di più, cioè non puoi mangiare merda perché già c'hai un quadro ematico sputtanato, se in più ci mangi merda sopra, non puoi allenarti poco perché ti sta a rovinare la salute, allora per cosa? Per niente, capito? Quindi Ti dico perché secondo me si crea questo fraintendimento. Come al solito, io ho lavorato per fortuna sempre con amatori e semplici appassionati nelle palestre commerciali. Un'esperienza stupenda, non l'avrei cambiata con nient'altro. L'idea di poter aiutare un ragazzo che veniva da 12 ore di cantiere e a fargli ottenere qualcosa la trovavo più interessante che un ragazzo che veniva e mi diceva: ho la giornata libera, posso fare quello che voglio, fammi la scheda. La trovavo meno ispirante la cosa. Però perché cambia quella che è l'obiettivo. Perché se il mio obiettivo è andare al mare, allora è vero che io con il doping posso allenarmi poco, mangiare a cazzo e sto meglio di uno che si allena. È verissimo. giusto. Ma se l'obiettivo invece è raggiungere la miglior condizione sul palco, allora, chi fa uso del doping, e ripeto la parola è sbagliata perché doping significa un'altra cosa, allora in quel caso non soltanto chi si dopa si deve fare il culo, ma se lo deve fare anche di più, piaccia o non piaccia. Proprio perché, come dice la parola, è una performance enhancing drugs. Incrementa la prestazione e incrementando la prestazione incrementa il rischio. Non vogliamo parlare del rischio degli organi interni? Ok, ma parliamo perlomeno del rischio sulle articolazioni, del rischio sui Esatto. tendini, strappi, legamenti, problemi articolari di qualsiasi genere, carichi maggiori, stress sul sistema nervoso, solo per nominare alcuni. Che è anche il motivo per cui io la cosa che dico sempre quando dicono il cedimento è solo per dopati, io la cosa che dico è guardate che è esattamente il contrario, perché un Provano, atleta esatto. enhanced che ti fa 600 kg di pressa, raggiungere il cedimento su 600 kg di pressa è proprio una cosa fuori di testa. Se invece tu sei un atleta natural che di pressa ha 300 kg, il cedimento te lo mangi a colazione, cioè puoi andare sempre a cedimento, cioè l'impatto sul Verissimo. sistema neurale, quindi il natural ha maggior ragione,
può spremere Assolutamente sull'intensità. È quando inizia a avere quelle performance che comunque il sì. sistema Personalmente neurale quello penso è, di sì. perché può esserci un potenziamento muscolare, un potenziamento anche di adrenalina, di aggressività, ma il sistema neurale quello è. Non c'è un. Personalmente penso di sì, insomma, sono sicuro che là fuori nella giungla di internet ci saranno persone che diranno di ignoranti chi è questo idiota, bla bla, giustissimo, ognuno la sua. Per quello che penso io, ripeto, mister nessuno, il concetto che hai detto è Mo lo giustissimo. intitolo il podcast Mister Nessuno. Beh, c'era uno dei miei preferiti, Milos Sarchev, quando scriveva per Wired Magazine, lui scriveva come Professional X su Muscle Media 2000, che era di Bill Phillips, soltanto che non poteva per questioni legali, e quindi avevano scritto le sue pagine come Professional X. Quindi puoi scrivermi come Mr. X, volendo. Visto che Milos Sarchev è uno dei miei preferiti, un piccolo riferimento lo prendo volentieri. Comunque, tornando al discorso, senz'altro, se c'è qualcuno, perché poi chi dice il cedimento è solo per il dopato, praticamente dice l'opposto di quello che è stato detto prima, e cioè che il dopato non deve allenarsi. Cioè, non possono esistere le due Esatto. cose nello stesso universo. O il dopato non deve allenarsi, e allora sta lontano dal cedimento, o il dopato deve andare al cedimento, e allora deve farsi il culo quadrato. Quindi all'interno della fazione antidoping, nobilissima, non ho niente contro chi è contro il doping, figurarsi, però si mettessero d'accordo quale delle due Esatto. parla per la fazione antidoping, Sì. perché la stessa fazione antidoping non può avere entrambi gli aspetti. Esatto. Non, comunque, scusami se mi metto, soltanto una cosa per curiosità. La parola doping viene Lo da sapevo una che ce parola che l'avevi, veniva ti vedevo che ce utilizzata, l'avevi qua, che volevi lo dirla so, questa cosa. la devo dire perché noi italiani certe volte abbocchiamo troppo facilmente. Veniva da una parola dope, era un termine che veniva utilizzato per drogare i cavalli da corsa, a inizio secolo e anche prima, ma al contrario di quello che si pensa, cioè per farli andare piano. Perché erano cavalli troppo vincenti e venivano drogati per renderli in qualche maniera un po' più mansueti, meno veloci. Ed era molto delicata la cosa, perché se veniva utilizzato troppo delle sostanze che venivano date a quei cavalli, il cavallo era semplicemente ubriaco, rincoglionito, facilissimo da riconoscere. E quando questo succedeva, il pubblico si alzava in piedi, gridava, dop, 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 riferito al cavallo che era stato dopato. Quindi parliamo piuttosto di PED, Performance Enhancing Drugs, non parliamo di dop, perché quello che i culturisti prendono non è per ridurre la prestazione, al contrario. Esatto. Senti, volevo chiederti un'ultima cosa, tornando un attimo al discorso allenamento, perché tu hai fatto un bellissimo seminario con Tom Platz. Bello. Tom Sì. Platz, sì. Però per esempio una cosa del genere io la sconsiglio. Io uso pochissimo su Instagram, però questa cosa su Instagram l'avevo dovuta scrivere. Tom Platz aveva, se uno vuole demoralizzarsi, vada a vedere un seminario di Tom Platz, perché Tom Platz in due parole aveva descritto tutto quello che era necessario per raggiungere un campione, e io mi sono ritrovato lì e dicevo ok, no, 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 ok, perfetto, ok. Ora, io l'ho affrontato che avevo quasi 40 anni, quindi ero abbastanza in grado di sopportare lo stress. Ma se un ragazzo di 20 anni dovesse fare un seminario del genere e si rende conto che non ha quelle qualità, molla l'attività subito. È pazzo. Lui è semplicemente pazzo. Lui è in assoluto la persona con la bipolarità più grande che io abbia, più manifesta che io abbia mai visto in vita mia. Un assoluto gentiluomo, educatissimo, perbenissimo, eccellente nel parlare, grande oratore. Molto calmo, nell'istante in cui si anche solo accenna la parola allenamento, gli cambiano i tratti del viso. I peli si cominciano a rizzare sulle braccia, la mascella si allarga un po', gli occhi si spiritano, cambia il tono della voce, quando parla si abbassa un pochettino, si mette quasi in posizione da squat, come appunto per parlare, e comincia e butta fuori quello ha una rabbia dentro. Sa salutare, perché ovviamente è una rabbia che riesce a gestire, quindi tanto di cappello, ma ha un fuoco dentro a 60 anni impressionante, veramente impressionante. Se uno non sa a che cosa sta andando incontro, si trova francamente in difficoltà in un seminario. Questa è stata la mia reazione, parlando con lui, vedendolo, quando si parlava d'allenamento e quando si avvicinava solo al power rack per far vedere qualcosa o per incitare qualcuno a farlo. Hai visto il video che ti avevo mandato di quando allena ragazzo, aiuta ragazzo sulla pressa? Surman. Sconcertante. Il valore dell'allenamento come condizio sine qua non.
L'allenamento è mezzo, fine, causa necessaria e sufficiente nel suo caso per raggiungere l'apice del bodybuilding. Lui ha questa visione straromantica dell'allenamento. Dal punto di vista tecnico, non dà particolari nozioni. Lui è stato uno dei pochi, per esempio, a dire: io non penso di essere molto dotato dal punto di vista della crescita muscolare delle gambe, che detto così sembra strana. Detto: io penso di avere una serie di leve che mi permettono di massimizzare lo stress sui miei quadricipiti più di chiunque altro. Questo, disse questa cosa, mi ricordo che rimasero un po' di persone un po' così. Però non so quanto possa essere vero, però. Di sicuro la predisposizione anche quando lui fa lo squat rimane così, e quello è tutto stress che va sul quadricipite. L'angolo di chiusura delle ginocchia è impressionante, stessa cosa vale per la caviglia. Non ha mai avuto un problema di ginocchia in vita sua. La sua dieta era estremamente semplice all'inizio carriera: pane, no, pane, acqua, scusa, carne e acqua. Poi mi sembra nell'81-82 ha cominciato a fare un cambio di dieta, è passato a una dieta con più alti carboidrati, medie di proteine e bassa di grassi. E poi ha continuato con questa dieta, senza ottenere gli stessi risultati. E poi negli anni seguenti lui è giunto alla conclusione che invece l'ideale per lui sarebbe stato seguire un anno un tipo di dieta e un anno un'altra, ciclicizzare in questo senso. Perché secondo lui il passaggio da un metabolismo all'altro, da un metabolismo lipidico a uno più glicidico, è stato quello che ha portato il cambiamento che ha avuto in quell'anno in cui era arrivato, mi sembra terzo, quando vinse Colombo. E invece, diciamo che se avesse vinto, nessuno avrebbe avuto niente da ridire. Atomico. Sì, mi sembra l'81. Mi sembra l'81. Che Colombo mi sembra vinto l'81, il E secondo. la cosa che ti volevo chiedere, quindi al seminario comunque c'è stata una forte parte pratica, logicamente, in palestra proprio. Io la parte pratica non l'ho vista tutta quanta. Il mio seminario era soltanto teorico, però siccome, come al solito, in qualche maniera mi infilo, quando c'era la parte pratica ho infilato la testa qua e là per vedere. C'era la squat school del seminario. E mi sono infilato in palestra per vedere quello che faceva in altre maniere, mi ero allenato. E in qualche maniera il sistema lo trovo, diciamo così, ma non perché che volessi, ma semplicemente perché dovevo vederlo, era lo scopo della mia vita, il posto di un plazo, e il giorno per il seminario pratico era, i biglietti per il seminario pratico erano finiti, altrimenti l'avrei comprati, non è che mi diverto a fare il portoghese, era necessario. E che altro? Sì, questo in realtà. Lui è stata una bella lezione di tutto quello che io no, non sono stato mai come atleta Quali amatoriale, sono le qualità per da diventare mettere un così. campione? Ti ricordi i vari punti? Allora, secondo lui, sì, certamente, coraggio, naturalmente, determinazione. Come lui dice sempre, non sarò mai la vittima della mia genetica sarà vittima della mia volontà di eccellere. Ho una certa capacità di raggiungere, di accettare il rischio, che io definisco come sprezzo del pericolo senza scadere nel suicidio programmato, come può essere per alcuni Olympians odierni, perché io l'ho intesa, quando lui ne abbia parlato, l'ho intesa come accettazione dei rischi della chimica e dell'allenamento che la chimica permette, Certo. senza strafare. Poi questo senza strafare in termini di milligrammi, non è dato sapere quanto. C'è un precedente seminario in cui lui parla di circa un milligrammo per chilo di peso al giorno. Questo era quello che utilizzava, gli anabolici. All'epoca non utilizzava neanche testosterone. E per quanto riguarda l'allenamento, lui diceva semplicemente: non nemmeno ogni serie, ogni ripetizione, come se avessi una pistola puntata alla testa tu o la persona più cara a cui tieni. Ho detto: non esiste altro allenamento per me. Finito il riscaldamento, che deve essere fatto bene, ogni singola ripetizione è fatta con una pistola puntata alla testa. Ho detto: questa è l'attitudine che devi avere nell'allenamento. Dimentica il carico non conta niente. L'attitudine, la connessione mente-muscolo, è qualcosa su cui
tutti quelli degli anni 70, 80 spingono parecchio. In Italia chi parla spessissimo sempre del condizionamento muscolo è Pier Venturato, lo riporta spessissimo, lo riporta. No, per carità, ne parlano tutti del condizionamento Sì, muscolo, è una delle no, poche però. cose su cui tutte le scuole di bodybuilding sono d'accordo in qualche maniera. Però per alcune scuole è particolarmente fondamentale. E poi la Fantastico. diversificazione dello stimolo a seconda dei gruppi muscolari. Lui diceva: io ero nato come powerlifter. Io sono famoso per le mie alte reps, ma io non sono nato per le alte reps. Io ero nato per le basse ripetizioni. Quando lui a Detroit, Michigan, la prima cosa che gli era stata detta era di trovarsi un paio di scarpe da squat, altrimenti non si sarebbe allenato. Lui va a casa, convince i genitori a comprargli un paio di scarpe da squat e si presenta in palestra. Gli fanno fatto fare due serie da 10 ripetizioni. Bravo, vai a casa. Ma veramente vai a casa. E questo è stato il suo allenamento militare per anni, fino a che ovviamente non è diventato quello che è diventato. E tutto nasce perché lui aveva 13-14 anni, qualcosa del genere. Aveva mandato una mail, una fotografia, una mail, una lettera con una foto a un editore di una rivista Wither. Credo che fosse Greg Zulag, potrei sbagliare, in cui c'era una foto di lui con la parte superiore, e lui la risposta è che lui ha un buono sviluppo della parte superiore, ma deve lavorare sulle gambe perché lui non le aveva allenate. E allora da quel momento lui va nella palestra di Norba Shemaskin, che è stata una medaglia d'oro alle Olimpiadi nel sollevamento, che mi sembra del 51, negli Stati Uniti naturalmente, e da lì comincia la sua dedizione allo squat. È la palestra in sé per sé. Sono infiniti. Le dicevo, la diversificazione dello stimolo dei gruppi muscolari per lui era importante. Aveva capito con esperimenti, e questa è una cosa che secondo me i giovani oggi hanno paura di fare, sperimentare. Assolutamente. Si è perso il concetto per cui, e poi dico i giovani d'oggi, ho 40 anni, non è che sia proprio preistorico io, però diciamo i ventenni di oggi hanno paura I millennials, dai, di ormai fare. 20 anni sono i Sì. millennials. I miei Si è perso il concetto importante. Sbagliare è parte del processo di apprendimento. Questo è fondamentale. Quando tu sbagli tutto, comunque hai imparato cosa non funziona. E tu per il resto della tua vita, a meno che non sei un idiota totale, saprai per certo che quella cosa per te non funziona. E se decidi di riprovarla, sai a che cosa stai andando incontro. E quindi puoi fare le tue applicazioni. Non c'è assolutamente niente di sbagliato nello sbagliare. Certo. Ti ho riperso un Per quanto attimo. cacofonico sia il Eccomi. concetto, però quello è. Allora Tom Platz, per esempio, aveva visto che lui rispondeva bene sulle basse ripetizioni, ma aveva visto che certi gruppi muscolari non davano aveva visto che certi gruppi muscolari non davano quella sensazione gratificante di pump. E allora nel tempo lui ha capito, per esempio, che invece un alto volume di lavoro, tante ripetizioni, le gambe rispondevano bene a basse ripetizioni, ma la schiena non reggeva lo stress di caricarsi 250-300 kg di squat una volta a settimana, due volte a settimana, e quindi aveva cominciato ad altalenare basse ripetizioni ed alte ripetizioni. Per Tom Platz, alte ripetizioni significava anche 50 ripetizioni complessive di squat, oppure significava caricare il peso corporeo sul bilanciere ed eseguire 15 minuti di squat con i dovuti recuperi, però immagine il rest pause con 15 minuti. E questa è stata dal punto di vista tecnico, questo è stato fin dove si è spinto il seminario. Non si è spinto molto più di quello. Quello su cui si è spinto anche, e che si vede in qualche video di John Meadows, è cercare di stressare tutte e tre le possibilità di cedimento del muscolo all'interno della medesima serie. Però per farlo è necessario un compagno di allenamento che sappia quello che fa. Allora, per esempio, arriva il cedimento concentrico positivo. Tom Platz ti aiuta a portarla avanti ancora di più. Quando non ce la fai più, tira in eccentrica. Quando l'eccentrica è arrivata, trovi una zona dei 90 gradi dell'articolazione dove esprimi la massima forza e rimani statica. E si vedono in diversi video, quindi non sto dicendo niente di particolarmente nuovo, però questo era quello, dal punto di vista tecnico, che spingeva molto nel seminario, con la ovvia riduzione di volume e frequenza quando fai un lavoro del genere, ovviamente. Certo, fantastico, fantastico, uno spettacolo. André, rifacciamolo presto, che è uscito veramente un bel podcast.
paura di no, comunque grazie Ludo. No, assolutamente, sono sicuro. Anzi, Grazie ragazzi, mille, caro. scrivessero Tu, qua come state sotto intanto, ragazzi? se... Noi bene, noi tutto a posto, stiamo alla grande. Ah, quindi stiamo ancora registrando, Sì, perfetto. no, stiamo registrando ancora. E dicevo, sì, scrivessero sotto direttamente le persone se l'hanno apprezzato e magari se vogliono altre curiosità, in generale, qualsiasi cosa gli venga in mente, sicuramente. E, Ok. tanto, magari ti butto in Ci mezzo tenevo solo a anche... dire una cosa, se Vai, posso chiudere. certo. Se posso chiudere. Soltanto l'argomento. Questa frase non è la mia, ma l'ho sentita dire soltanto una volta, non ricordo chi era l'autore, però secondo me è fondamentale. Lo stesso creatore, si è parlato prima del doping e della salute degli atleti, e di come in Italia le cose vengano viste in questa maniera. C'è una cosa che va considerata e che secondo me è fondamentale. Cioè, quando le cose si fanno con coerenza, allora i discorsi che ne escono fuori sono coerenti. Quando una cosa non riesce ad avere una coerenza di fondo e si formano tante diatribe, tante posizioni diverse, è perché non c'è quella coerenza di fondo. Allora, nello sport professionistico noi abbiamo la necessità di un atleta che per lavoro deve creare una performance sovraumana con un quantitativo spesso di soldi che girano intorno sovraumani e di interessi sovraumani. E si pretende da quell'atleta di essere al di sopra di ogni umana tentazione o di ogni umana abilità e di ottenere quella prestazione sovrumana con mezzi umani. E francamente la cosa crea un cortocircuito per cui semplicemente non possono coesistere. Non si può chiedere a un ciclista di chiudere il Tour de France con quella tempistica senza permettergli di usare mezzi che gli permettono di chiudere il Tour de France con quella tempistica. Se il mondo del doping, dell'antidoping della WADA, la World Anti-Doping Association, fossero veramente interessati, queste non sono parole mie, ma queste sono parole di, credo che il nome sia Goltzmann, cioè quello che ha, o Goltzmann, quello che ha letteralmente creato i test antidoping come li conosciamo oggi. Se il mondo dello sport, dal punto di vista contrattuale e così via, fossero veramente interessati alla salute degli atleti, non farebbero i test antidoping, farebbero i test, farebbero quelli che chiamano gli health screening. Cioè si assicurerebbero che la salute dell'atleta sta bene, perché non essere dopato non significa stare in salute. E se tu sottoponi l'atleta ad uno sforzo sovrumano, l'atleta, il fisico, ne paga il prezzo. Quindi, secondo me, per quello che vale, bisogna prima riuscire a trovare una coerenza di fondo anche noi come pubblico. Che cosa vogliamo? Perché se noi accettiamo di vedere performance progressivamente ridursi nel tempo rispetto agli anni d'oro in cui si usava, allora possiamo accettare un discorso di riduzione delle sostanze, bla 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 bla. Ma se noi prendiamo ogni finale olimpica dei 100 metri il record, allora noi per definizione stiamo mettendo l'atleta in una condizione in cui non può non rinunciare all'aiuto ergogeno che viene da certe sostanze. Bisogna solo stabilire quale delle due cose è più importante per noi, altrimenti si creano fazioni che non possono trovare un punto d'incontro perché partono da dei presupposti diversi, perché la coerenza di fondo è semplicemente sfalsata. Questo è quanto. Assolutamente. Una cosa che ci tenevo a dire, perché devo Hai dire. fatto un bel esempio perché abbiamo appena vinto la medaglia d'oro per i 100 metri, Italia. Quindi... Bravo, bravo. Io potrei mettermi nel culo un'intera farmacia, ma io chiudere il tempo, chiudere i 100 metri in quel tempo non ce la farei mai. Esatto. Il doping ha valore solo fino a un certo punto, insomma, Assolutamente. non è questione. Il valore di il valore di quel ragazzo si giudica al di là del fatto quando e se ha usato qualcosa. Non voglio nemmeno entrare nella Assolutamente. diatriba. E questo è quanto. Fantastico, Andre. Ti ripeto, facciamolo presto. I ragazzi scrivessero sotto che cosa hanno pensato del podcast e noi la riorganizziamo quanto prima. Ti Va bene. Va benissimo, Ludo, grazie mille. ringrazio con questo. Un abbraccio a tutti e Ci a vediamo alla presto. prossima. Ciao, Andre.